Considerato uno dei maggiori artisti della scena contemporanea, Anish Kapoor torna finalmente a esporre in un museo italiano dopo oltre 10 anni, con una mostra straordinaria negli spazi del Macro a Roma. La mostra è promossa da Roma Capitale e main sponsor BNL del gruppo BNP Paribas. Meaning takes care of itself. We are very good at providing. L'artista convive ogni giorno con il rischio di fallire e con la sfida di produrre un'opera vera. L'opera nasce per essere vissuto dallo spettatore che se ne appropria e la giudica. Sono felice di esporre a Roma, è una bella occasione per proporre le opere che ho prodotto negli ultimi 5 anni. Il noto scultore e architetto anglo-indiano ha scelto una selezione di lavori recenti. Un'evoluzione rispetto alle forme tridimensionali dai colori primari che all'inizio degli anni 80 gli hanno consentito di ottenere ben presto un ruolo di spicco nella New British Sculpture. Queste opere rappresentano così un nuovo capitolo, diciamo, nel percorso artistico di Kapoor, che è un artista che sempre sperimenta linguaggi, materiali, anche, diciamo, sollecitazioni nuove. Fotografie, 3 fotografi, Marco De Logu, Mohamed Keita e Flavio Scollo. 4 campagne fotografiche che si sviluppano in un arco di tempo lungo più di 10 anni. Al centro di tutto Latina, il suo territorio, i suoi luoghi e soprattutto le sue persone. Uomini e donne come edifici e spazi che hanno costruito le loro storie. La mostra fino all'8 gennaio è anche l'occasione per visitare un nuovo spazio espositivo e contemporaneo che si affaccia sulla scena della città di Latina, all'interno dell'edificio industriale appena restaurato dell'ex tipografia Ferrazza di via Oberdan, dove sta nascendo il Museo Giannini, contenitore di ricordi, memorie e di eventi. Se mi fidi Duca, ti dice niente sto nome, Barò? So che nome. Per favore, andate, per non avete prenotato. L'ultimo che mi ha detto per favore andatevene, non avete prenotato, mostra in una bara dentro a un pilone dell'autostrada. Scusa, o in un pilone o in una bara. Rapire i cani della regina Elisabetta II intrufolandosi dentro Buckingham Palace. E questo l'obiettivo di Lillo e Greg, protagonisti di Natale a Londra, Dio salvi la regina, nuovo cinepanettone diretto da Wolfgango De Biasi in questi giorni nelle sale. Il quinto per il duo comico che ci ha preso gusto. Abbiamo cominciato con 2 figone di parenti, il primo piuttosto fortunato perché era un episodio azzeccato che ci ha, diciamo, che ha fatto decidere alla Filmauro poi di andare avanti con noi anche per i film a venire, insomma, quindi sei già 5 anni. Però ho contato per 5 anni. 5 anni, sì, quindi faremmo volentieri un film che non fosse quello di Natale, molto volentieri. Che poi dire, per non farlo diventare proprio, capito, impiegatizio come lavoro, capito? Che cos'è questo? È un filetto di fassona. E da dove proviene? Proviene da capi allevati al pascolo in stabulazione libera. Nutriti con cereali e foraggio coltivati rigorosamente con agricoltura biologica e macellati artigianalmente. E come è stato flambato? È stato flambato con brandy invecchiato 27 anni e condito con pepe verde del Malabar. E quante cotture ci sono per un filetto così prelibato? Una! Questa! Un cinepanettone in cui si ride, ma c'è anche avventura e azione. Cinepanettone è il termine giusto perché è un termine che riguarda, così che hanno dato per un film che esce sempre a Natale, quindi va bene cinepanettone, non lo trovo neanche dispregiativo o negativo come termine. Il fatto che sia cambiato è cambiato sicuramente perché ci siamo diretti verso quella, cioè intrattenere, far ridere, essere per la famiglia, però seguendo un'avventura. E quindi con scene d'azione e tutto ciò che ne segue. E poi più che altro
Rispetto al passato, questi cinque film che abbiamo fatto noi hanno un senso dell'umorismo senz'altro molto differente da quelli di prima, anche se all'interno del film ogni tanto fioccano comunque delle cose facilotte per piacere anche a altri tipi di pubblico. Se la vuoi conquistare devi fare tre cose. Ti devi imporre. Tu ti devi fare rispettare. Levati di mezzo. Ma quali caratteristiche deve avere un film di Natale? Un film per la famiglia, fondamentalmente, quindi è un film che deve abbracciare ovviamente il più pubblico possibile. Non deve avere molto spessore psicologico. Questo fa sì che il film di Natale debba essere un film divertente, soprattutto, secondo me. Cioè un film di relax, un film dove tu stai lì, passi due ore e in puro relax ti diverti, non pensi ad altro. E non è per niente facile farlo in realtà. Al fianco di Lillo e Greg, Paolo Ruffini, Nino Frassica, Leonora Giovanardi, Ninetto D'Avoli, Uccio De Santis ed Enrico Guarnieri. Sei proprio sicuro? Io al posto tuo non mi fiderei dell'oroscopo. Buongiorno Donny, va tutto bene? No, veramente. A mia figlia serve l'apparecchio ai denti. Devo rifare il cambio alla macchina, mia moglie vuole andare in Florida, ma io devo pagare il mutuo. Mio zio dall'India mi chiede soldi per il matrimonio di mia nipote e io ho una strana eruzione sulla schiena. Non mi manca niente. E tu invece? Tutto ok. Esce nelle sale Patterson per la regia di Jim Jarmusch con Adam Driver e Goldshift T. Farani. Patterson guida gli autobus nella città del New Jersey che porta il suo stesso nome. Ogni giorno rispetta una sorta di routine ormai collaudata. Attraversa il solito percorso, osserva la città alla deriva dal suo parabrezza, ascolta frammenti delle conversazioni della gente intorno a lui, scrive poesie, va a fare passeggiate col suo cane, si ferma in un bar e beve una birra. Ciao Marvin. Hai scritto qualcosina oggi? Sì. Ehi tu, quello è un bulldog inglese, giusto? Guarda che cani come quello li rapiscono. Beh, sarà meglio che ci stia attento allora. Tu guidi l'autobus, giusto? Ti chiami proprio Patterson? Mi chiamo proprio Patterson. Poi Patterson va a casa dalla moglie Laura, il cui mondo è invece in continuo cambiamento, fatto di sogni, progetti diversi e ispirati. I due si amano. Mentre Patterson sostiene le ambizioni di lei, Laura apprezza in segreto il suo talento per la poesia. Nel corso di una settimana si osserveranno i loro trionfi e le loro sconfitte, così come quelle dell'intera cittadina di Patterson. No, veramente. Lasciamo perdere. Passo attraverso trilioni di molecole che si fanno da parte per lasciar passare me, mentre su entrambi i lati altri trilioni restano dove sono.